dirigente morale dei Marinai d'Italia. E io credo che se oggi questa etica, questa base fosse rispolverata, fosse riportata in auge, forse tanti dei problemi che ci affliggono potrebbero essere affrontati più serenamente. Dio solo sa se anche oggi abbiamo bisogno di uomini di questa tempra. A loro è dedicata questa piazza e io ringrazio a nome loro e a nome di tutti i marinai questa città che ci ha accolto e ci conserverà, io credo, per sempre nel suo ricordo. Grazie. Il capitano di fregata Francesco Thomas, comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, rivolge il saluto ai presenti. Buongiorno a tutti. Ammiraglio, buongiorno. Buongiorno a tutte le autorità presenti. Un saluto particolare al commissario straordinario, al subcommissario qui presente stamattina. E ovviamente aggiungo nulla a quanto già detto in maniera, direi, assolutamente eccelsa l'ammiraglio Vagnotella, quindi ogni parola in più sarebbe assolutamente inopportuna. E consentitemi un saluto particolare al capitano di vascello Enrico Sancilio, in rappresentanza del comando del militare della capitale e quindi dell'ammiraglio Parisi, che ha voluto essere presente stamattina proprio a suggellare significativamente la presenza della Forza Armata. E a me resta il privilegio, l'orgoglio di essere qui stamattina e di assistere a questa intitolazione, perché da marinaio, lo sottolineo, che ha in questo momento il privilegio di dirigere questo meraviglioso territorio in cui è ricompresa Scauri. Io sono il capo del compartimento marittimo di Gaeta e quindi attraverso il primo maresciallo Salvatore Sciaudone, che è qui presso la delegazione di spiaggia di Scauri, proviamo a gestire questo territorio con l'aiuto peraltro della Polizia Municipale, dei colleghi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, insomma ci proviamo. E niente, quindi dicevo, il privilegio di essere in questo giorno testimone di questo meraviglioso momento che in qualche maniera chiude un loop, mi sia consentito l'inglesismo, che è cominciato già con l'attenzione mostrata dalla civica amministrazione recentemente, quando ha ritenuto di destinare ai nostri uffici degli spazi assolutamente più idonei qui su Scauri e quindi consentendo di fatto al primo maresciallo di Sciaudone e al proprio personale di avere spazi assolutamente più idonei per esercitare al meglio la propria professione. L'auspicio che mi sento di dire, perdonatemi se approfitto di questo momento, è che poi evidentemente oggi questa sede è sull'Appia, speriamo, auspichiamo magari in una rivisitazione del contesto anche della Dalsena, che l'ufficio marittimo trovi una collocazione nell'ambito di aree più prossime al mare. Quindi è un appello che faccio all'amministrazione comunale, oggi rappresentata al subcommissario, ma mi fermo qui e non aggiungo altro se non augurando ogni bene a tutti i marinai, salutando con affetto anche i colleghi delle altre forze. E niente, viva la Marina, veramente con tutto il cuore, viva la Marina. È il momento adesso della preghiera del marinaio, che è letta dal signor Francesco Zenobbio del gruppo Alfonso Di Nitto di Gaeta dell'Anmi. Preghiera del marinaio. A te, o grande eterno Iddio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata dalla patria, leviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che le tempeste di flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, più forti del ferro che cinge questa nave, e a lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi, che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Grazie.